Condivido la nostra brevissima storia, piccolo successo, noi molto molto contenti, uffici a Matera, il nostro quartiere generale, chiamiamolo così, a Matera, e stiamo lavorando attualmente in tutta Italia, stiamo lavorando su 9 regioni diverse, abbiamo quest'anno portato avanti progetti per l'Ente Nazionale del Turismo, per il Ministero e per tutta una serie di altre realtà pubbliche e private, facendo il contenuto di portali turistici. Parto da un presupposto che un'idea che non sia pericolosa non vale assolutamente nulla. Oggi abbiamo bisogno di sperimentare, abbiamo bisogno di raggiungere nuovi numeri. Noi possiamo raggiungere nuovi numeri solo attraverso una sperimentazione, solo attraverso un rischio che andiamo a correre, un rischio che andiamo a correre quando noi siamo i pionieri, come i progetti che voi state portando avanti qui in Piemonte, è un rischio enorme, siamo i piloti, facciamo magari qualche errore anche, questo è il rischio, però questo vuol dire che noi siamo capaci di tirare fuori dei numeri, proprio per la novità del prodotto, che altri prodotti in precedenza non hanno fatto. Sperimentando con nuovi linguaggi, questo è più o meno quello che facciamo. La mia domanda, io assolutamente molto privata, molto azienda super privata, super snella, e quando 3 anni fa c'è stata l'opportunità di iniziare a lavorare con la pubblica amministrazione, io ho pensato, orrore, cioè questa cosa assolutamente non fa per me. Io ho dei tempi diversi, ho dei ragionamenti diversi. Ma ho notato 3 anni fa che c'è stato un dialogo interessante con la pubblica amministrazione. C'è stata una voglia di venire incontro a quelli che erano le nostre idee, assolutamente da azienda privata. Abbiamo menzionato la parola sexy, perché no? Cioè, perché un racconto di una pubblica amministrazione deve essere necessariamente noiosa, grigia, ingessata? Io parlo del turismo. Perché un racconto turistico deve essere fatto da un elicottero lontano, lontanissima dalla gente? Questo racconto per me non è più credibile nel 2013, in un mondo in cui viviamo real time con web cars e con l'immediatezza della comunicazione. Non è più credibile se io ho un'immagine photoshoppata, non ci credo più se io vedo le piazze deserte, le spiagge deserte, io utente non ci sto. E abbiamo invitato alla pubblica amministrazione a utilizzare un linguaggio completamente diverso, rischiando, perché no. Come funziona il nostro format diario digitale? Chiamiamo giovani ragazzi, spesso attraverso un concorso per trovare giovani talenti, giovani, parola chiave giovane, parola chiave talento, parola chiave internazionale. Invitiamo questi ragazzi, questi giovani videomaker sui vari territori, una regione alla volta, un territorio alla volta, per fare un video racconto, parola chiave, hashtag emozionale. Non ha importanza la qualità cinematografica, perché spesso la qualità cinematografica, quell'elemento un po' patinato, un po' finto, rende il messaggio nuovamente meno credibile. Noi vogliamo essere on the ground, per terra, vogliamo veramente tentare di fare quel racconto dal basso verso l'alto. E quindi questi ragazzi viaggiano, troupe da 3-7, partiamo lunedì prossimo con il nuovo progetto, in Liguria sono addirittura in 10, fotografi, videomaker, instagrammer, ultimamente sull'ultimo progetto pilota che abbiamo fatto in Basilicata, insieme a Radio Capital e Lonely Planet avevamo un urban sketcher, uno di questi ragazzi che fa le cartoline istantanee in acquarelli, che noi abbiamo trasformato in digitale e diffuso attraverso la rete. È servito a qualcosa? Non lo so. È servito a sperimentare? È un linguaggio elegante? È una cosa nuova? Non so i numeri, costo, contatto,
ci hanno portato questo esperimento dell'urban sketcher, ma il fatto di portare un talento, qualcosa che sia lontano, che sia così meno immediato, e trasformarlo in digitale, l'ho trovato estremamente, estremamente interessante. Per cui giovani ragazzi che vengono da tutto il mondo, vai avanti, qui siamo in Florenza Giulia, Matera, e questa è una delle foto che abbiamo fatto proprio con l'ultimo esperimento cross-mediale, dove abbiamo utilizzato il canale radio grazie alla collaborazione con Radio Capital, Doris Zaccone, che ha presentato, che ha trasmesso le puntate di Capital in the World in regione, insieme alla Lonely Planet, che ha prodotto una guida in PDF, insieme a il nostro racconto video foto. Nuovamente sperimentare, vedere quelli che sono i risultati. Regola numero uno: l'Italia senza gli italiani, per noi freddi, rigidi, anglosassoni e canadesi, norvegesi, nordeuropei, americani, l'Italia senza gli italiani non ha valore. Cioè, spesso la comunicazione di questo paese non prende in considerazione il valore enorme aggiunto nell'essere umano dell'italiano medio. L'uomo in divisa, mi perdoni se la prendo come esempio, il barista, qualunque persona in giro per la strada, l'italiano medio ha un fascino su noi stranieri che fa parte del racconto e fa parte della voglia di venire e vivere, condividere delle esperienze in questo paese. Noi non paghiamo mai le comparse. Una comparsa pagata, una comparsa finta. Io voglio che i nostri racconti dei territori siano più lontani dalla finzione possibile. Le nostre comparse sono, vai avanti, vediamo le nostre comparse, i bambini che fanno alpinismo, ma sono veri, stanno lì, si sono veramente divertendo, non sono lì pagati e truccati per divertirsi a fare, in questo caso, il bambino trentino medio, no. Sono veramente i bambini del Trentino che vivono quella realtà e sono le persone che io vado ad incontrare quando vado poi a fare la mia esperienza di vacanza in seguito alla comunicazione. Ancora? Ancora? Tutta una serie di situazioni che andiamo ad incontrare persone super affascinanti, ma per la verità, per l'autenticità che loro possono trasmetterci e ci aiutano quindi a trasmettere all'interno dei nuovi racconti. Altra regola, inglese. L'utente medio che naviga online, anche in Italia, parla inglese. Tanto stiamo comunicando, almeno il nostro genere di comunicazione è foto video based, ci sono pochissimi che leggono i testi, veramente pochi. Allora quei pochi testi di default in inglese, ci posizioniamo in inglese e facciamo tutta l'operazione SEO in inglese per avere una maggiore diffusione ovviamente in lingua, in questa lingua. Forse abbiamo, per alcuni progetti abbiamo traduzioni in italiano, abbiamo traduzioni in mandarino, abbiamo vario genere di traduzione, dipende dal prodotto, ma di default partiamo sempre dall'inglese, anche su progetti italiani. Rule number four, copy left. Copy left. Questa è la prima volta che abbiamo obbligato il nostro committente a inserire nel nostro contratto copyleft. C'era non poco scettici, insomma. Copyleft per una pubblica amministrazione 3 anni fa era un salto nel buio. Io devo ringraziare sempre la PT Basilicata con cui lavoriamo, con cui facciamo i progetti pilota, perché io dico voglio copyleft e loro mi dicono non si può avere. Io dico voglio copyleft, datemi copyleft, datemi copyleft. E finché non troviamo le soluzioni a questi problemi, finché non creiamo
il precedente, scusate se ho un po' di problemi con articoli, avrete capito che non è la mia lingua madre questa, finché non riusciamo ad ottenere quello che vogliamo per una libera diffusione del nostro messaggio, io non mollo. Quindi con loro che in qualche modo spianano la strada, perché studiano, e riusciamo a superare le soglie. Copyleft vuol dire che quando noi stiamo girando, facendo foto, video, io queste foto, video le posso condividere con l'intera filiera turistica. Quindi io sono in Emilia-Romagna e incontro la signora dell'osteria che cucina, incontro il titolare del piccolo albergo, del bed and breakfast, incontro 1000 persone, ma io il mio database di immagini posso condividerla direttamente con queste persone. Persone che probabilmente non avrebbero il budget e non avrebbero le idee, non avrebbero modo di avere accesso ai professionisti della qualità che portiamo in giro. Io condivido tutto il nostro materiale prodotto direttamente con loro, migliorando veramente la possibilità di comunicazione, ma attraverso tutta la filiera. Attraverso tutta la filiera. Se io queste immagini le vado a dare semplicemente al utente finale, io creo un collo di bottiglia all'interno della pubblica amministrazione, perché tutti quanti vanno dal cliente e dicono: voglio quelle immagini, e ho creato un problema anziché risolverlo. Copyleft ci porta anche a questi fenomeni. Qui ci porta al fenomeno che i video che noi mettiamo online vanno sì sul nostro canale, ma vanno anche in giro su altri canali. Questo è uno dei ragazzi che lavora con noi, Matthew Brown, straordinario regista di Seattle. Uno dei nostri video che era stato messo sul nostro canale, sul canale dell'utente, del cliente, eccetera, eccetera, solo sul canale di Matthew, solo sul suo canale privato, ha avuto 263.000 visualizzazioni. Un video parte di 6, un canale parte di n infinità numero di canali. Fatevi quindi raccontare dagli stranieri. Fatevi raccontare dagli stranieri che vedono in voi altre cose rispetto a quello che gli italiani si vedono. Spesso legati da stereotipi, spesso legati da elementi che non ci fanno vedere realmente quello che noi abbiamo intorno, le meraviglie che si vivono quotidianamente in questo paese. Noi portiamo questi ragazzi in Italia e passano letteralmente una settimana dicendo: oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, cioè dal cappuccino del mattino fino al bicchierino la sera, è un continuo oh my God, è troppo bello per essere vero. Non mentire mai sul web, verrete smentite, quasi sempre, se non siete bravi, bravi, bravi. Quindi non mentire mai sul web, noi raccontiamo i fatti, raccontiamo la verità e cerchiamo di... Vai avanti, per favore. E cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. Vi porto solo un dato che è quello del nostro canale Can't Forget It, lì dove abbiamo, sono una quarantina di video che spassano insomma da nord a sud. Abbiamo ad oggi più di 600.000 visualizzazioni sul nostro canaletto così homemade. Vi do un mezzo di paragone, il canale Join Italy, quello ufficiale di Italia.it, a meno della metà, con la differenza che il nostro materiale è copyleft. Quindi avete visto quello che è successo sul canale di Matthew, in realtà le nostre visualizzazioni sono milioni e milioni, sono da contare letteralmente, andare a cercare voce per voce. Ultimo pensiero, non stare nell'angolo della foresta aspettando che gli altri vengano da te. Ogni tanto bisogna andare anche da loro.